Successo senza precedenti ed un'affluenza record al Badolato Tarantella Festival, con visitatori provenienti da ogni angolo del paese e oltre. Il Badolato Tarantella Festival si è distinto per la varietà dei servizi offerti, mirati a coinvolgere un pubblico di tutte le età. I più giovani, con laboratori di giochi popolari che celebrano le tradizioni locali in modo educativo e divertente. Gli appassionati di musica e cultura, in corsi di strumenti tradizionali come la lira, la chitarra battente, l'organetto, il tamburello e le danze caratteristiche. Tra gli stand gastronomici e i locali di cucina tradizionale, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di gustare le prelibatezze della cucina calabrese e scoprire i sapori autentici della regione, completando così l'esperienza sensoriale offerta dal festival, unendo musica e cibo in una celebrazione delle radici culturali del territorio. E poi gli appuntamenti artistici, che hanno visto alternarsi sul palco del Badolato Tarantella Festival un'eclettica serie di artisti e gruppi, tra cui i Gioia Popolare, i Tarantolati di Tricolore, Carico, gli Alma Folk, l'Officina Zoe, Francesco Giannini e la guest star Eugenio Bennato. Artisti che hanno regalato performance memorabili, incantando il pubblico con la loro musica coinvolgente e le loro interpretazioni autentiche delle tradizioni musicali regionali. Quindi, serata finale con gli Alla Bua e i Kalashima. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno sottolineato l'importanza di preservare e promuovere le tradizioni culturali locali. Dopo 10 anni... non nascondo che un po' di preoccupazione c'era, è stata una gran bella sfida, i risultati sono strabilianti, la gente ha risposto in modo meraviglioso, Badolato è strapieno di gente, ovunque, un grande successo. Sotto tutti i punti di vista, quindi grande soddisfazione, un evento unico. Vedere questo pubblico stasera ci entusiasma, ci ripaga di tutto quello che facciamo giorno dopo giorno, dell'impegno che ci mettiamo. Vedere Badolato Superiore, noi che siamo cresciuti a Badolato Superiore, vedere tutta questa gente ci fa rivivere quella che è stata la nostra infanzia. È una soddisfazione vivere questi festival legati alla musica etnica. Noi ci abbiamo lavorato tanto. Nel 1998 fondammo la Taranta Power di Cauronia. E vedere oggi i ragazzi, giovani, nuove leve che fanno questa, che praticano questa musica, e soprattutto questo pubblico, è un grande risultato. È importante che il Sud Italia, la Calabria in particolare, manifesti la propria identità. Noi adesso veniamo da una tournée internazionale e devo dire che fino a pochi anni fa l'Italia era assente dalla world music, oggi è presente anche con queste voci e con questi ritmi.